Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, caro Giancarlo, te lo dico a bassa voce, parleremo della decisione del governo di rendere obbligatorio il vaccino per gli over 50, non 60, perché inizialmente si parlava degli over 60, invece la misura è andata in questa direzione. Prima però, e così lo lasciamo sospeso l'argomento, invitiamo anche i nostri amici a scriverci, se vogliono dirci la loro, ti chiedo come al solito, visto che ormai siamo proiettati al 2022 perché le feste, insomma, hanno chiuso i battenti, insomma, quali sono i punti fondamentali da cui ripartire a livello politico e economico per questo 2022? Lo facciamo sempre con te, come se fosse una sorta di sommario in apertura di argomentazioni. Beh, il 2022 sarà un anno importantissimo, come lo è stato tra l'altro il 2021, naturalmente. Dovrebbe anche essere l'ultimo anno per questa maledetta pandemia o questo virus. Quindi almeno si pensa che andrà sempre più, sono sempre più le nazioni, gli stati che ritengono che diventi endemica questo virus e che quindi diciamo ci conviveremo anche nei prossimi anni. Quindi sarà un anno importante. Sarà un anno soprattutto importante dal punto di vista economico. Per vedere se davvero quello, il 2021, è stato soltanto un rimbalzo oppure se è stato un inizio di una ripartenza. Questo sarà molto importante, vedere se le previsioni, tanto i dati ufficiali al 2021, che dobbiamo ovviamente ancora conoscere logicamente, ma tanto i dati ufficiali del 2021, e poi vedere questo 2022. Se diciamo, confermerà le previsioni di crescita che sono state date abbastanza così, ottimistiche anche per il 2022. Quindi questo è Sì. tutto da vedere, insomma. Però è interessante quest'anno che è appena nato, sarà un anno importante, insomma. Assolutamente. Beh, abbiamo ancora, vabbè, uno dei temi importanti sarà ancora quello sull'inflazione, parallelamente anche alle decisioni che verranno prese dalle banche centrali. Già i mercati, insomma, non è assolutamente un qualcosa di definitivo, però vedono, no, questo tono da falco della Fed. Ricordiamo che in America l'inflazione è al 6% e cominciano effettivamente ogni tanto a mostrarsi un po' spaventati, soprattutto per il tema del rialzo dei tassi di interesse, appunto. Allora, velocemente su questo perché c'è una notizia di oggi che è estremamente importante a livello geopolitico, dato che appunto parlando di tassi, Fed, eccetera, hai spostato un po' il tema più globale che non limitato alla. Allora, i disordini ma disordini è un eufemismo che è avvenuto in Kazakistan. E naturalmente determinati, diciamo, ufficialmente dall'aumento insomma, consistente dei prodotti energetici, anche benzina e così via. Questo naturalmente ha fatto sì che sembra che siano intervenuti, anzi, non è dato certo che sono intervenute truppe russe e anche di altre nazioni. Quindi diciamo che questa questione. Siamo partiti dall'inflazione, un'inflazione determinata anche e soprattutto forse, ma insomma non solo, ma comunque anche da quello che sta avvenendo appunto nel campo energetico, dai questi aumenti, tra l'altro ovviamente questi aumenti li vedremo anche noi nelle nostre bollette ben presto, insomma. Sì. Quindi questa cosa insomma sta agitando il mondo, quindi questo è un altro aspetto del 2022 che andrà monitorato con molta attenzione. Assolutamente sì, va bene, sì, questo anzi, potrebbe essere uno dei punti più incisivi del 2022, assolutamente sì. Allora, Giancarlo,
Altro titolo, che è quello che è così, stai sorridendo o stai... Siamo. Ma sorridi in modo che Ironico. ecco, ironico, stavo dicendo, ma anche un po', come dire, no, non arreso, non sei arreso, è ironico, perché te l'aspettavi ironico da quel punto di Sì, per vista? la verità io avevo preso in esame tre scenari, ne è uscito un quarto che però non Ah, è che quali sia sono? poi Quali erano decisivo. gli scenari? No, gli scenari erano o l'obbligo vaccinale solo per i lavoratori, per tutti i Per lavoratori, tutti, sì. Sì, che o poi voglio dire, avrebbe compreso effettivamente una fetta di popolazione decisamente importante. Ok. oppure più limitato lo scenario dell'obbligo vaccinale solo per i lavoratori del comparto pubblico, Ok, sì. oppure come appunto cosa estrema, un obbligo vaccinale per tutti i maggiorenni o forse quelli superiori ai 21 anni, insomma, o quelli superiori ai 18 o quelli superiori ai 21, ma diciamo i maggiorenni per non stare a fare quelle piccole distinzioni. Quindi tutti Quindi, dai maggiorenni in su, diciamo, da... esatto. Avevo preso questi tre scenari, dicevo sarà uno di questi tre, ne è uscito un quarto, quello che appunto sembra, io dico sembra perché attenzione, le cose poi vanno scritte nero su In bianco, gazzetta ufficiale, certo, assolutamente. esatto, Sì. bravissima, in Gazzetta Ufficiale, quella è la cartina di tornasole, diciamo, quella che fa fede, insomma. Quindi per ora usiamo anche termini come sembra, vengono proposte, e quindi non diamole per assodate. Però, quindi non ho azzeccato la previsione in pratica, perché è uscita una quarta, questa obbligo over 50, che non avevo previsto. Ma non avevo previsto perché anche obiettivamente, insomma, se ci ragioniamo su questo over 50, che cos'è? È un compromesso tra quelli che avranno voluto fare l'obbligo per tutti i maggiorenni, ok? Quindi dai 18 anni in su, e per quelli, sembra che tra questi ci fosse la Lega, che avevano chiesto invece solo per gli over 65. Sì, sì, Cioè, sì, quindi sì. la fascia, diciamo, più anziana della popolazione. Io penso che questo over 50 nasca da questo fatto qua, da andare a cercare una via di mezzo tra tutti i maggiorenni oppure solo gli over 65. Allora facciamo gli over 50, che così è una via di mezzo. Allora, questi compromessi, se da un certo punto di vista sono comprensibili, da un altro punto di vista sono, dal punto di vista della logica, assurdi. No, ma infatti quando io ho letto over 50, la prima cosa che mi sono chiesta è questa: ma perché gli over 50? Cioè, appunto, sarebbe stato più, come dire, ovvio, come dicevi tu, renderlo obbligatorio per tutti i maggiorenni, no? Per tutti, cioè dalla maggiore età in su, oppure la seconda ipotesi, quella della fascia di popolazione più anziana, quindi quella che è più a rischio effettivamente in più casi. Over 50 mi sembra un po' una fascia d'età. Vabbè, è la fascia d'età di mezzo, però appunto proprio per questo mi sembra un po' assurdo che sotto i 50 non sia obbligatorio e sopra i 50 sì. Comunque, stavi dicendo, Giancarlo, dici che è un compromesso politico. Lo hai appena detto tu, cioè ragionando si arriva a quella conclusione, lo hai appena detto tu che non perché mi davi ragione, ma insomma che le mie previsioni erano più logiche. Ripeto, io naturalmente sarei stato contrario a qualsiasi di questa decisione, ma un conto è essere contrario, un conto è prevedere quello che succede, naturalmente, non è che Certo, sono due certo. cose totalmente diverse. Quindi quando io avevo fatto quella previsione, entrambe le cose, purché non fossi d'accordo, però entrambe le cose avevano una logica, cioè o solo, ripeto, la fascia più anziana della popolazione, oppure tutta la popolazione, perlomeno maggiorenne, naturalmente. Ma fare questi over 50, si capisce che appunto non è né carne né pesce.
e si capisce soprattutto che esce da un compromesso, ma ripeto, i compromessi io li capisco in economia mi spiego, cioè se io vado a contrattare un prezzo, il venditore sparerà un prezzo, il compratore sparerà un altro, con ogni probabilità ci si incontrerà a una via di mezzo. Questo in economia va bene, in politica non va bene. In politica il governo deve prendere delle decisioni e assumersene le responsabilità, non deve fare come Ponzio Pilato, insomma. Ok. Quindi, ecco, questa è la mia idea. Il mio pensiero. Cosa pensi? Adesso vabbè, l'hai detto tu, è vero, cioè poi diventerà effettivo quando verrà scritto in Gazzetta Ufficiale, questo è chiaro, perché altrimenti non ha ufficialità. È importante un aspetto nel momento in cui si parla di obbligo vaccinale, quello del consenso informato, resta il nodo, perché bisogna poi, per quello dico, adesso è tutto ancora un po' da vedere, perché ci sono delle questioni da precisare, perché ovviamente cosa succede adesso quando ci si vaccina, si firma questa carta in cui sostanzialmente ci si prende la responsabilità, no? di ciò che potrebbe succedere, quindi di quelli che potrebbero essere gli effetti collaterali post vaccino, ma gli effetti collaterali nel momento in cui diventa obbligatorio, ovviamente parliamo di questa fascia d'età, dovrebbero essere a carico dello Stato, giusto Giancarlo? Beh, sembra ovvio, cioè se io sono obbligato a fare una cosa non posso essere costretto a firmare un consenso informato, se io sono contrario non lo firmo, poi lo faccio perché sono obbligato, ma è veramente lì si arriva, cioè sono già tante le cose assurde che sono accadute negli ultimi 2 anni, ma qua l'assurdità raggiungerebbe proprio il culmine, cioè come faccio a firmare una cosa se sono e quindi ad assumermi io le responsabilità se sono costretto a farlo, cioè è veramente qua si arriva al nazismo puro, nel senso che non ci può essere un obbligo e in più dobbiamo essere noi a dire beh se ci succede qualcosa è tutto a carico mio, questo è un discorso logico al di là poi delle opinioni rispetto alla decisione che è stata presa, questo è chiaro, cioè se siamo obbligati non è che possiamo poi, anzi cioè bisogna che si prendano la responsabilità dell'obbligo che mettono. Senti, ma Draghi, ti faccio queste due domande molto tranciate, ha avuto coraggio? Perché in sovrimpressione noi abbiamo scritto siamo il primo paese a farlo, ovviamente non è che siamo gli unici ad aver introdotto, perché già c'erano categorie, no? Le quali l'obbligo del vaccino era già stato fatto, c'è l'Austria che sta ovviamente procedendo in modo spedito per rendere obbligatoria la vaccinazione, adesso arriveranno tutti gli avvisi, però di fatto l'Italia ha preso posizione per prima. Draghi ha avuto coraggio, domanda numero uno, e l'ha potuto fare? Questa è un po' più provocatoria, seconda domanda, perché è Draghi, cioè se l'avesse fatto Conte ad esempio, mi viene in mente, cosa sarebbe successo? Allora, coraggio, non userei questa parola, questo termine. A me sembra che Draghi possa fare questo perché è a capo, è presidente del Consiglio di un paese come l'Italia, in cui abitanti sono notoriamente delle persone molto tranquille e diciamo rispettose dell'autorità, anche quando l'autorità diventa autoritarismo, nel senso che qui non c'è l'autorevolezza, c'è proprio l'autoritarismo, cioè, e gli italiani sono persone così, cioè noi spesso nella nostra storia lo dice, abbiamo chiesto agli altri di invaderci, quindi penso che siamo uno dei pochi stati che hanno fatto nella loro storia e l'hanno fatto più volte, cioè hanno chiesto a potenze straniere di invaderci, quindi in questo senso, cioè Draghi può fare questo perché dall'altra parte trova gli italiani,
se dall'altra parte, tanto per essere chiari, trovasse i bulgari, Draghi non potrebbe assolutamente farlo, insomma, cioè, avrebbe... sì, ma adesso non voglio soltanto elogiare i bulgari o i rumeni o non so che, però è chiaro che noi abbiamo lasciato una dittatura oramai, quanti anni sono passati? 75, no? Dal 45, insomma, sì. 76, quindi voglio dire, praticamente nessuno di noi ha vissuto una dittatura. Un bulgaro, un romeno, oppure un abitante dei paesi dell'est invece ha vissuto una dittatura fino a pochi anni fa, quindi si ricorda benissimo e non vuole assolutamente ritornare in un regime dittatoriale. Noi non ce lo ricordiamo che cosa è stata una dittatura, e siamo come popolo un popolo estremamente arrendevole. Poi dopo c'è questa, sulla tua seconda domanda, c'è questa narrazione di Draghi come persona competente, eccetera. Io non riesco a capire, non vedo dov'è la competenza. I nostri conti pubblici sono peggiorati come non mai negli ultimi due governi, l'ultimo Conte e questo qua di Draghi. Se i bravi in economia sono questi, ma non sarebbero peggiorati comunque, domanda, proprio perché comunque abbiamo vissuto questo anno e mezzo, questi due anni di pandemia, cioè con tutto ciò che ne ha conseguito, insomma, sarebbe stato allora, visto che l'Italia parte da una situazione già abbastanza pesante, no, di debito pubblico eccetera, sarebbe stato un po' improbabile forse, Giancarlo, no, riuscire a sistemarli nonostante magari la presenza di una persona competente proprio durante l'anno e mezzo della pandemia, o no? Sì, certo, è ovvio che la difesa, abbiamo vissuto un momento, però immaginati, qua bisogna appunto fare anche uno sforzo di essere il più equilibrati possibile. Immaginati se questo governo fosse stato diciamo guidato da Silvio Berlusconi, per esempio, nel senso di un altro personaggio, avremmo, l'Europa sarebbe insorta, 150-200 miliardi di debito in più, impossibile, eccetera. Quindi voglio dire, Draghi ha al momento non dico distrutto l'economia italiana, però insomma ha creato dei gravissimi problemi che adesso lui cerca anche di mettergli una pezza, perché la questione di andare in Europa e chiedere che venga così congelato, oppure non so, alcune restrizioni che l'Europa ci ha dato, ma sono restrizioni che all'inizio sono state da lui promosse quando era presidente della BCE. Quindi io questa competenza al momento, proprio sui dati, sui numeri, non la vedo. Chiaramente c'è questa narrazione di Draghi e quindi molta gente ci crede, no? Dico, per fortuna che c'è Draghi. Dico, per fortuna che c'è Draghi, guarda in che situazione ci troviamo. Persone lasciate a casa dal lavoro, che non possono salire sugli autobus. Ma scusa, Ok. Allora, c'è un messaggio per te, Giancarlo, di Roberto. Allora, in realtà non riesco a capire poi, soprattutto in una parte, se è ironico o se lo dice seriamente. Allora, per il signor Marcotti, il governo è fatto dai partiti, le decisioni sono quindi di accordo e compromessi partitici. Non si va d'accordo su niente, perciò la gente non va a votare. Purtroppo, ed è qui che non so se questo purtroppo è ironico o no, da noi non c'è né un Putin o un Erdogan che decidono a prescindere dai partiti, come dire, da noi c'è la democrazia. Draghi è un eroe ad aver accettato di guidare un paese nel caos politico, così mi dici se sei d'accordo con questo caos politico di cui parla Roberto. E Mattarella ha visto sulla sua pelle cosa significa essere preso
preso per la giacca e non vede l'ora di andarsene, non vorrebbe fare nemmeno più un anno o due, no? Quello l'ha detto fin dall'inizio. Effettivamente, insomma, inizieranno poi le consultazioni per il nuovo capo del Quirinale. Al di là di questo, cosa ne pensi di quello che scrive Roberto? Non so se ha avuto coraggio Draghi, a me sembra. Un eroe, ha detto, un eroe ad aver preso in mano un paese nel caos politico. La stessa cosa di Hitler, è stato un eroe ad aver preso il Beh, paese. sì, però adesso esempio estremo, no? No, ma no, è chiaro che il nome fa sempre un po' la roba, però se noi andiamo a vedere dal punto di vista storico, Hitler nel 1933 vince le elezioni. Per quale motivo un partito come il Partito Nazionalsocialista vince le elezioni? Perché in quel momento in Germania c'è il caos. Caos, tra l'altro, derivante dal fatto che era scoppiata la crisi nel 29 e, come al solito, poi dopo cioè, si era espansa in tutto il resto del mondo. Quindi è all'inizio degli anni 30 che in Germania subiscono appunto. Quindi è la stessa cosa, nel senso, a parte che Draghi non è stato votato da nessuno, ma. Voglio dire, è chiaro che chi prende il comando in un momento di caos, poi se ha carta bianca e se ha polso, agisce in una certa maniera. E lui sta agendo in quella maniera lì, tutt'altro che democratica. Questo ma è ovvio. Cioè, io quello che non riesco a capire è come si faccia a non riflettere su un fatto del genere, cioè come le persone non possano riflettere sul fatto che ci sono delle persone che non possono salire sugli autobus, che non possono andare a lavorare, cioè vengono messe alla fame. Cioè, come è possibile che ci siano delle persone che trovano tutto questo normale? No, E questa è allora l'assurdità. ci sono state delle proteste, insomma, no, certo, ho capito quello che vuoi dire, in realtà ci sono state proteste anche numerose, no? Per esempio contro il Green Pass. La risposta che verrebbe data in questo caso è sì, però cioè, siamo ancora in emergenza perché i numeri sono elevati, c'è il vaccino disponibile. E vaccinati, cioè è ovvio che è come dire, un messaggio di obbligo indotto, Giancarlo lo sappiamo perché se poi no, ti dicono se non sei vaccinato non puoi salire sull'autobus, adesso l'ho fatta molto semplicistica, però così è come dire ti vaccini, punto e stop, e ecco, questo è il punto. No, ma se la vaccinazione non avesse alcun proprio, cioè, forse ti devi bere un bicchiere d'acqua, mi scoccia che tu me lo imponi che devo bere un bicchiere d'acqua, e sarei già portato a contestare una cosa del genere, però in fin dei conti dico: vabbè, dai, lasciamo perdere, bevo sto bicchiere d'acqua e non se ne parla più. Qua la vaccinazione non è bere un bicchiere d'acqua, attenzione, ci sono degli eventi avversi Beh, come tutti, immediati. sì, come tutti, vai, faccio un po' l'avvocato del diavolo, Giancarlo. Poi se qualcuno si scaglierà contro di me, come è avvenuto in No, ma passato, non non. importa, ma io lo dico No, perché bisogna analizzare tutto. Sto dicendo, chiaro. non è, cioè, ci sono altri vaccini obbligatori, non siamo l'unico paese che sta pensando all'obbligatorietà. Questo non fa pensare che. Insomma, qualcosa bisogna pur fare cioè io capisco quello che vuoi dire. Guarda che io non è che non ho paura del vaccino, attenzione, è chiaro, ma io guarda, sono anche una persona che prima di prendere un medicinale qualsiasi ci pensa 10 volte perché preferisco non ingerire nulla, capisci? Quindi io capisco quello che vuoi dire tu. Però, qual è la soluzione? E poi chiudiamo, poi tanto ci torniamo, Giancarlo, e ci avremo modo di parlarne sicuramente, insomma. No, ma la soluzione, tanto ci sarebbe già stata, comunque c'è, visto che in altri paesi d'Europa stanno togliendo le restrizioni, perché probabilmente perché sanno che magari nascerebbero delle proteste pesanti, e poi perché, insomma, è impossibile mantenere delle restrizioni. Solo noi le stiamo inasprendo queste cose, proprio perché siamo un paese che accetta tutto. Ma
faccio un Beh, ma non è piccolo. che siamo, cioè, ho citato per esempio l'Austria. L'Austria sta facendo delle cose pazzesche, cioè, a parte che ha Sì. introdotto nuovamente il lockdown, perché? Perché c'è solo il 70% della popolazione non, vaccinata, quindi mancherebbe il 30%. Noi siamo per esempio più avanti, no? Come percentuale. Sì, purtroppo. Purtroppo, Sì, diciamo, insomma. perché Però intendo dire, ma... non è che anche altri paesi comunque hanno intanto No. imposto vaccinazione per alcune Sì. categorie, ma ci sono delle restrizioni. Non è che l'Italia è l'unico paese cattivone che sta imponendo di avere il No, Green però Pass. sì, no, però almeno quanto ho letto stamattina, mi sembra che Gran Bretagna e Germania e poi non mi ricordo più quale altro paese, comunque tre paesi, abbiano appunto ridotto le restrizioni. Adesso No, non... è stato per esempio in Inghilterra, in Belgio, sto leggendo anch'io, perché poi bisogna approfondire, hanno escluso l'ipotesi di lockdown anche parziale, quindi non si pensa a restrizioni, si incoraggia lo smart working e poi non è richiesta nemmeno la quarantena ai vaccinati entrati a contatto con un positivo, cosa che invece da noi è richiesta anche se adesso si è ristretta. Insomma, in Belgio nessuna restrizione. Sì, ci sono dei paesi dove, però non è che l'Italia è l'unico, diciamo che ci sono dei paesi No, no, più no, 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 ma... leggeri, ma non siamo gli unici a stringere un po' a tirare un po' la cinghia, insomma, ecco. Sì, ma in questo momento era solo questa la questione. No, no, so che la cosa è mondiale, ci mancherebbe altro, e qua però bisognerebbe aprire un discorso, non apriamo perché non abbiamo i tempi Ci sul torniamo poi, non ti mondialismo, preoccupare, esatto. certo. Sì, no, ma non è... No, è che stiamo andando in controtendenza, e questa è la questione. Cioè, mentre in altri paesi che magari avevano, ipoteticamente, non è così, ma insomma, anche restrizioni maggiori delle nostre, adesso le stanno riducendo, mentre noi le stiamo aumentando. Cioè, è il fatto che noi stiamo andando in controtendenza. So che l'Austria prima di noi aveva fatto, e poi si parla per l'Austria, per esempio, di multe molto più salate rispetto a Caspita, quelle, assolutamente sì. rispetto a quelle presumibilmente che verranno messe in Italia. Però ecco, è il fatto che noi stiamo andando in controtendenza, questo è la cosa. Cioè, quello che ho letto io, ma anche quello, ma se non è il dato giusto, però ci arriviamo, è che le nostre terapie intensive sono occupate al 12,5%. Ok? Mettiamo anche che chi ha scritto questa cosa qua non fosse ben informato. Se non è il 12,5%, No, no, non sarà il... c'è preoccupazione ancora, non sono No, intasata, è no, 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 vero? ma dico sarà anche il 15, Ok. sarà anche il 20. Metti che sia il 20, che non è, ma vuol dire che l'80% sono vuote. E se noi andiamo a vedere, per esempio, il 2017, il 2018, ma anche il 2015, le terapie intensive erano molto più occupate rispetto adesso, ed erano Senza occupate Covid, senza certo. Covid, da parte dell'influenza stagionale, che chiaramente porta anche l'influenza stagionale, ovviamente, Ok. essendo un'influenza, essendo un coronavirus, cioè le influenze stagionali sono dei No, 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 coronavirus. ma io comunque lo sostengo che seppur con magari delle misure che non sta a me capire quali possano essere ideali, eccetera, e diverse rispetto ad altre influenze, dobbiamo cominciare veramente a capire che non è che i contagi se ne vanno da un giorno con l'altro, quindi dobbiamo convivere, ma realmente, perché diciamo questa cosa da mesi, ma poi di fatto non stiamo riuscendo a convivere con questa influenza. Allora Giancarlo, io ti devo salutare, però oggi è insomma appuntamento settimanale, un giorno diverso dal solito, ci risentiamo anche lunedì se tu mi confermi che ci sarai, così magari Assolutamente, certo. riprenderemo un po' il discorso, magari renderemo un po' più ricca anche la puntata, poi magari creeremo dei dibattiti perché sarà interessante capire anche come si inseriranno in altri ragionamenti, perché non saranno le uniche misure che verranno prese. Grazie Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro e grazie per essere stato con noi anche per oggi. Grazie a te e come di consueto, Manuela, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.